tutti Toretti e benvenuti in questo secondo episodio della serie su Catalan Crops. Oggi siamo qui, vabbè, come sempre con il nostro, dov'è che è? Class, che dobbiamo salirci sopra perché ho accettato una nuovissima missione che riguarda la, come si chiama? La coltivazione dei campi. Soltanto che adesso dobbiamo vedere un attimo se ci trova il coltivatore. Allora, in teoria è qua da queste parti, ma in teoria non vedo nulla. Andiamo un po' a vedere. No, non ci dà nulla praticamente. Bug che mi aveva dato anche scorsa... Ah, ok, dobbiamo piazzarci qua. Ok, no problem. Prima non c'era, almeno io non l'ho vista. Adesso tolgo un attimo il display lì. Perfetto. Adesso è a destra, aspettate che togliamo questo display. Ok. Spero di aver settato un po' meglio gli audio rispetto a scorsa volta. Spero vivamente. Direi devo mettermi qua. Ah ok, ecco che ci apre tutto. Dobbiamo entrare da questa. Ah, ok, gran bella cosa. Mi si aprono in automatico, gran figata. Eccolo qui il nostro coltivatore. Infatti mi chiedevo sempre dove cavoli sarà. Non l'ho mai provata questa lavorazione, devo dire la verità. Ok, con... No, io voglio vedere se, un attimo, se ce la lascia fare un attimo anche così. No, magari devo settarmi qualcosa io del gioco. Magari all'inizio non ci lascia. Mamma mia, se pesa. Una zavorra qualcosa non ce lo dà da mettere. Aspettate. Lo abbassiamo con il 3. Con il 3, ok. Effettivamente parecchio. Fatemi un po' vedere se non c'è in giro qualche zavorra. Perché è veramente molto... Ah ok, ci apre i capanni ora, perfetto. Scorsa volta, boh, non ho neanche fatto caso. Eccolo qui il nostro dog. Ok, questo non lo apre. O che è una cosa che è stata sbloccata, ma non credo. Vabbè. È un po' troppo... Guardate come è sbilanciato. Guardate qua la parte, adesso io abbasso. Guardate qua. Sempre stato così sganciato. Ah ok, si nota le differenze. E come? Comunque ci impostiamo qui. Sì, ciao. Ciao micio. Dov'è che è? Non l'abbiamo preso sotto, no. Ok, ci rechiamo al campo. Stiamo con la visuale interna che mi sta piacendo un sacco. E il campo, ah ok, è molto più piccolo rispetto a quello della scorsa volta. Che alla fine, ecco, diciamo che non l'ho finita più, non ho licomato tutto il campo, bensì solo una minima parte. Trattore tra l'altro che è incontrollabile. Ah, sto notando, ecco, non so se l'ha notato qualcuno nello scorso video, comunque guardate quando cambio marcia, ecco, mette la mano lì come se fosse l'MP track, e guardate quando freno come fa, si inchioda praticamente. Sono cose che ho notato man mano giocandoci, però andrebbero un po' sistemate. Allora dobbiamo, guardiamo un po', ok, abbassiamo, perfetto, e io parto, cioè cavoli mi dai qua. Aspettate, avanziamo nuovamente, anche qua l'animazione andrebbe cambiata un pochettino. Ah, bella cosa, che figata. Come faccio io ad andare dritto, seguendo la linea? Vabbè, andiamo così. Giusto, giusto come cosa. Praticamente, perfetto. Tutto collegato, sì. Ok, seguo questa linea, lui mi va dritto. Gran bella cosa, non sapevo ci fosse. Diciamo che non ne sono certo al 100%, però mi pare che anche gli autori della GPS è probabile che lavorino a Catalan Crops. Oppure... conoscono i creatori di Catalan Crops, perché è molto simile. Non so appunto se è una cosa realistica oppure no. Ah, tra l'altro qua mi fermo e si ferma subito. Guardiamo come lavora.
come il particle, scusate ancora. Belli sound, gran bei sound, veramente c'è da dire questo. Alziamo, ok. Ok, devo arrivare in fondo, però io ci arrivo così, eh. Allora, in teoria abbassiamo. You can work on this field. Ok, lo so. Sì, hai ragione. Vediamo qua velocità massima, cosa arriva. 10 km orari, ok. Tipo con liquami, secondo me dovrebbe raggiungere quella velocità massima e basta. E non come qua che... Cioè, dovrebbe essere un po' come qua che noi stiamo raggiungendo i 10 km orari. Anzi, adesso siamo anche sotto. E non va oltre, perché sarebbe veramente una cosa fantastica. Sì, sto prendendo poca parte. Ho lasciato in pratica una linea in mezzo. Ok, che è abbastanza largo, ma neanche troppo come coltivatore. Guardate qua le buche. Ah, ok. Sì, quindi lui vuole che io torni in fondo. Vabbè, cioè dovrei andare in fondo ancora qua praticamente. Vabbè, seguiamo ciò che ci dice di fare, anche se è una cosa un po' troppo realistica. Va bene, partiamo già male col gioco praticamente. Finito sto campo, ok. Ci farà partire di qua, da questa stavolta, spero. Guardate come campi, non sono neanche troppo grandi sinceramente. Cioè sono lavorabili con un attrezzo del genere. No, dobbiamo abbassarlo quando siamo proprio pronti per partire. Ok, qua. Perfetto, ah ok, soltanto quello ci fa. Cultivate the field, 50%, perfetto. Quindi noi arriviamo a metà e siamo a posto. Vediamo un po' con lo slot 6, in teoria dovrebbe avere tipo una sorta di doppia trazione. Ebbene sì, perché se adesso lo tolgo, guardate come cala la velocità. Lasciamogli là, no, che cavoli ho fatto, l'ho alzato. Intelligentone che sono, vabbè. Sì, ogni tanto mi insulto da solo, avrete già notato, eh. No, comunque se lo lascio attivato va molto di più premendo il 6, tasto 6, perché l'ho messo lì nello slot 6. E si alza, si abbassa da solo il coltivatore. Cioè da solo, oddio, devo premere il tasto 6, che alla fine è la stessa cosa di premere il tasto V. Dovrei impostarmeli sul joystick questi tasti, appunto. Dopo sarebbe veramente l'ideale. Ok. Comunque non ho ancora visto come è andato lo scorso episodio, spero vi sia piaciuto, dato che sto registrando di seguito. Guardate qua che velocità che raggiunge. Arriva anche ai 12. Anche se è un po' troppo esagerato, quindi vado più piano. Anzi, per sicurezza togliamo proprio la trazione anteriore e via. Bene, ho terminato il campo. Diciamo che vedete la parte un po' più scura. Ecco, quella lì è la parte che mancava, ma me l'ha terminata lui. Perché adesso dobbiamo guidare fino alla farm. Farm che destra o sinistra? No, ok, destra. Ci faccio un sacco di confusione. Cioè non con la destra e la sinistra, ma lì sotto. Dunque togliamo la trazione e andiamo. È molto, sì, fa molto strano. Non so se ci sono le zavore, però penso di sì che le metteranno. Comunque cerchiamo un po' di capire dove dobbiamo portarla. Allora giriamo dentro nella farm. Giriamo a destra, ok. Mi sa dove l'abbiamo preso, anzi no, lo lasciamo in mezzo. Quindi veniamo un po' qua. Non so cosa devo lasciare però. Quale dei due? O è finito tutto? No, dobbiamo sganciare... Ah, ok, dobbiamo portarlo... No, mi sa che dobbiamo lasciare qua al mezzo. Scendiamo. E vediamo un po' cosa ci dice. Go to your house. Perfetto. Che cavoli. Ah, congratulations, mission complete, preparati. Ok. Ok, ok, ok. Perfetto. Non so perché ci ha fatto entrare in casa. Qui vabbè, skippiamo, salvato, sono le cose che ho fatto. Guardiamo new mission available. Guardiamo la nuova missione. Direi di farla subito perché è una bella aratura.
accettiamola subito a sto punto, perché non ci tiriamo mai indietro. Adesso vedrò, ma ok, va avanti il tempo. Il giorno dopo praticamente, spero che sia cambiato il campo, che qua che non capisco dove deve andare. Ci prendiamo il nostro MP track, gli tiriamo su. Ok, grazie, però io voglio tirare su qui. Ah, ecco la cosa. Qui, ecco, c'è la lineetta, lo potete tirare su piano piano, che ci sta molto di più come cosa. E ci andiamo un attimo a cioè andiamo dove ci dice lui. Ok, sì, è questo. L'MV track, tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. Dobbiamo entrare qua, credo, ancora. Ah, sì, l'aratro è qui, giusto. Me lo chiedo pure. Magari vi ho tagliato un po' di più la... occhio, la parte di prima, perché ci godremo un po' di più questa qua con l'MV track. Tra l'altro un 2, 3, 4 vomiti, se non mi sbaglio. Ok, collegato. Ed ora ci andiamo a divertire. Ecco, questo qui, vedete, l'animazione ce l'ha perfetta. Adesso inizio a gasare. È l'animazione della marcia. Anzi no, neanche questo ce l'ha perfetta. Devo girare di qua. Ok. Dove si va? Ok, il campo è un altro, per fortuna. Comunque gran bella cosa, in cui vi spiega un po' come si gioca e tutto quanto. Guardate come sporca la strada lì. Dovremmo far venire qualcuno a pulirla a sto punto. Aratro. Guardate come borbotta, cioè come si muove malamente. Aratro che sembra molto piccolo per questo trattore, però credo che non lo sia affatto. Ok, qui campetto anche qui. Ah, ok, questi penso che siano i nostri campi, questi di verde. Sì, qua, ok. Extrude, deploy, apri l'aratro. Aspetta che lo apro, ok, con R lo giriamo a quanto pare. Bravo, questi qui sono in grado, non come farming che magari a volte ti dice di fare un'altra maniera, al contrario ti faceva rare, forse i primi farming. Ed ora con la V lo abbassiamo. Ma ok, ci fa stare più interni. Perfetto, però noi seguiamo la linea gialla, perché vedete l'aratro è un... devo proprio stare qua, ok. L'aratro è fuori solco, cioè aspettate, entro solco questo, sì. Ok, ora si sistema in teoria. Vabbè, noi stiamo così. Lasciamo un po' a destra quella verde, un po' a sinistra quella gialla. E volevo farvi un attimo vedere il particle. Aspettate, stiamo facendo una... No, no, è giusto così che stiamo andando. Perfetto. E il particle, diciamo che ok, ci potrebbe stare, anche se secondo me ci starebbe farlo più accentuato, però veramente è molto complicato. Vediamo un po' se riesco, cioè se mi ricordo quei tasti. Allora, ad alzare si fa così. Ok, così lo ripiega. No, dimmi che lo gira. Ok, lo gira. Devo tornare in fondo, credo. No. Perfetto, adesso proviamo un po' l'entrosolco. Vediamo un po' se si nota. Sì. Un pochettino si nota rispetto a... Sì, si nota. No, devo abbassare quando è in campo. Ok. Fatemi un attimo tornare indietro, perfetto. E si comincia ad arare seriamente. Questa qui è la prima aratura decente che stiamo facendo, sia sul gioco che sul canale. Questa qui è forse la prima aratura decente, la quale proprio il trattore, vedete, cerca di risalire perché non è il suo habitat. C'è la ruota qua. Ok, che forse ho arato storto la prima andata, però continua a girare sulla ruota. Devo sempre tenerla puntata entro, cioè di sotto la ruota anteriore destra, devo tenerla puntata sempre a destra, vedete, altrimenti non cioè viene sul trattore. E col peso dell'aratro e tutto, tanta roba, ragazzi, veramente. Queste qui sono, cioè ci vorrebbe un farming così, dopo sì che Cattleya Crops avrebbe serie difficoltà a vendere, perché se farming restasse come ora
veramente la vedo grigia, anche se Farming non perderà mai tutto il pubblico che ha per Cut and Crops, è una cosa che credo che sarà difficile. Dovrei un attimo capire come fare le linee guida. No, scusate, no. Ah, che cavoli sto facendo? Sì, ho sbagliato. Ok, ce la fa. No. Devo, come si fa? Con R? No, nemmeno con la X. Ok, si apre. Sì, perché ho fatto un po' di macello. Comunque, dai, direi di fare una cosa ancora, come aprire qua. Slot 2, ma non c'è. Dobbiamo prendere questo. Apriamo dietro e sopra non si può aprire. Ah, ok, sì. Ho aperto anche davanti. Ah, ok, questo è davanti. Chiudiamo davanti. Perfetto. Sopra sì, si è aperto leggermente, però si è aperto. E ora riprendiamo. Ok, dietro si apre così poco, strano. Ah, magari perché vedete, dietro c'è questa zona piana in cui si possono collegare attrezzi, tipo i roratori, altre cose. Gru per il legname. Da me ce n'è uno con la gru per il legname. Adesso un fan mi aveva scritto il modello che potrebbe essere tipo un 800 oppure un... no, un 1000, un 1100 dovrebbe essere. E questo qui è il 1000... questo qui cos'è? Non c'è nemmeno scritto... ah, 1400 dovrebbe essere. 140 cavalli circa. Quindi anche questo non è male. Sì, diciamo che con l'aratura anche soltanto un campetto così vi divertite. Perché non è che dura poco arare questo campo. No, sbagliato. Ah, il campo di prima è praticamente questo. Ci ha fatto fare soltanto un'altra strada. Immagino che poi ci sia nell'altro campo. Dobbiamo fare qualche altra lavorazione molto simile. Però penso che quella la faremo prossima volta. Mi sa tanto che sono andato parecchio per le lunghe. Però fidatevi ragazzi che sono come un bambino quando scarti i regali sotto l'albero di Natale. Perché è veramente tanta roba. Forse 10 km all'ora è un po' tanto. Però vabbè dai. Sentite il sound. Che potenza. Tanta tanta roba. Adesso non saprei se consigliarvelo come videogioco. Però se avete da parte, se non mi sbaglio costa 32-33 euro. Ve lo consiglio. Perché... a proposito, ecco, rispetto a Farming costa di meno. Poi ci saranno delle future espansioni tipo sotto forma DLC, però penso che quelli siano a pagamento. Se lo preordinavate prima avevate degli sconti, ecco, potevate tipo avere un anno di DLC gratuiti, una roba del genere, però dovevate donare prima che il gioco, diciamo, prima di essere creato il gioco. Diciamo che c'erano soltanto poche info, io non me la sentivo di donare per un gioco che era soltanto un'idea. Cioè, se fosse stato per me... occhio qua. Occhio qua. Ecco, si è girato tutto. Se fosse stato per me questo gioco non ci sarebbe. Se tutti avessero fatto come ho fatto io. Guardate che belle anche le animazioni. Tanta roba. Comunque, vanno ringraziati soprattutto anche coloro che hanno donato prima dell'uscita del gioco. Perché non sono veramente da sottovalutare queste cose. Perché se non avevano il budget il gioco non usciva. E vabbè, adesso è ancora in alpha e in early access, però vedremo più avanti cosa, come andrà a finire, perché secondo me merita. Un piccolo confronto con Pure Farming 100 volte, cioè 100 volte, diciamo che l'80% io preferisco questo. Forse ecco non ci saranno le serre così, però è molto meglio questo da quell'aspetto. E poi diciamo che i mezzi sono fatti, sono riproduzioni reali, mentre Pure Farming diciamo che non è proprio identico alla realtà qualche cosa, eh? Tipo i sollevatori anteriori, questo qui no, sono sicuro che è identico alla realtà, forse dovrebbe chiudersi un po' di più, però è molto identico. Ok, abbassiamo e andiamo. Adesso non vorrei neanche andare troppo per le lunghe, comunque questo MV Track tira da far paura. Guardate come
In teoria dovrei andare tipo una cosa così, un 5-6 km orari, fate 7 e mezzo, dai. Tra l'altro cos'è? Sono le nuvole? Sì, nuvole che si spostano. Vabbè ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi faccio vedere ecco un po' com'è l'interno, l'ho fatto vedere al primo episodio un pochettino. Eccolo qua, qua tutte le leve. Poi lì è tutti i chilometri orari, prima, seconda, terza, quarta. Ciao. No, no, è impossibile che abbia 8 marce. Sentite che suono, che sound. Sembra quasi una betoniera. C'è. O una pala gommata. Adesso non saprei, però ho già sentito quando ero in un silos questo rumore, tipo o da una betoniera o da una pala gommata. Adesso non saprei, forse un accomazzo. Comunque tanta roba. Vabbè ragazzi, più o meno sono a metà campo, neanche a metà campo, saremo al 40%, andrò avanti a finirmelo tutto off camera e mi divertirò un sacco. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, lasciate tanti like per farmi sapere se vi è piaciuto il video e se vi piace la serie, appunto per supportarla, e se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al canale. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo domani, che adesso non so ancora quando uscirà questo video perché lo sto registrando, ce l'ho registrato quando è uscito lo scorso episodio, quindi l'ho registrato lunedì, quindi lo vedrete o sabato o domenica, appunto sarà uno di questi 2 giorni oggi. Comunque nulla, fatemi sapere che ve ne pare, guarderò ecco i commenti dello scorso video per capire se portarvelo o no. Comunque ho detto registro 2 episodi così da portarmi un po' avanti e aver già lì pronto un po' per tutta settimana, dato che oggi, cioè dato che lunedì ho avuto un bel po' di tempo libero. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo, occhio qua, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti.